Quindi siamo live. Buonasera, siamo live. Buonasera, buonasera. Ciao a tutti, siamo live. Allora, guardate, io così lo dico, rispondo al prof e lo dico a tutti. Questa mattina mi è venuta un'ispirazione strana, così, e ho cambiato tutto. Ho cambiato tutto quello che volevo fare. E quindi, però, visto che di fondo c'era troppo caldo e avevo il cervello fritto, non so bene che bilancio, cioè non so se ho bilanciato bene le cose. E quindi questa sera Ottimo. potrebbe finire o malissimo o benissimo, e non lo so. Ricordo che dopo la fine dello scorso fight, dopo il concilio di guerra che è stato fatto all'interno di una delle case, è stato deciso di esplorare, insomma, è stato il sindaco, l'Asifor, ha appunto avvertito tutti, ha riconosciuto la minaccia incombente all'interno della città, ha dato una grossa ricompensa per chi fosse riuscito a, diciamo, dare informazioni e a sventarla. Dopodiché, invece, sia Furia dell'Ordomagica che Padre Elfeno si sono detti disponibili e anzi intenzionati a esplorare questa specie di voragine che si è formata nella città, perché ritenevano che fosse opportuno andare ad investigare anche là sotto, dato che tra l'altro poi è venuto fuori che, diciamo, erano già stati fatti dei tentativi di esplorazione sotterranea perché si diceva che un'antica tribù, la tribù dei Gezziti, che era stata annientata tempo addietro, si fosse in realtà salvata, per una piccola parte di loro, rifugiandosi nel sottosuolo. Quindi, diciamo, il sindaco ha dato il suo benestare e è stata anche velocemente organizzata questa esplorazione a cui hanno deciso di partecipare Elias, perché è incaricata da Furia, Demetros, quindi il braccio destro di Padre Elfeno, e a loro si è aggregato Eric, il quale, perché ha impressionato positivamente l'Asifor, in quanto Eric in questo caso è l'unico, diciamo, membro civile, diciamo, dell'organizzazione, insomma, della combriccola, perché gli altri invece sono rappresentanti di fazioni. E quindi loro tre si sono calati all'interno di questa voragine. Là sotto, tra i detriti, hanno trovato il corpo di Anadea, la prima, diciamo, quella, la committente iniziale. Hanno trovato un po' di oggetti e poi hanno iniziato a esplorare verso sud, che era la zona dove avevano trovato meno impronte. Va bene? Ho tralasciato molti particolari, però così sono stato più rapido, vero? Molto bravo. Grazie, Jack. Prego, quando bisogna dirlo, va detto. Oh, meno male. Allora vi riporto dove eravamo. Eccoci qua. Aspettate che faccio i token tutti delle stesse dimensioni. No, ma perché? Lasciaci qualcuno un token gigante. Token tutta mappa. Esatto. Più o meno. Eglias di 6 metri. Solo larga, però 6 Calpestami. metri. Cioè, è Sì, tipo alta bravo. 1,50 m e larga 6 metri. Esatto. Calpestami idea. Come i typo di alcuni manuali. Ci sono dei Allora, manuali con dei typo simili, eh? Va bene. E quindi abbiamo deciso di andare a Ce l'ho lo sud. step on me subito in Esatto. chat. Calpestami L'avevo. idea. E quindi andiamo verso sud. Ce lo vedo Eric un po' feticista. Comunque. Allora. Intanto si può far Mi male. piace. Ok, vi ricordo che questa grotta principale aveva
tutti i detriti della città, perché la zona era proprio collassata. E voi appunto vi state dirigendo a sud. Quindi vi mettete in questo, diciamo, tunnel che, come potete anche vedere, è piuttosto irregolare, sia per le altezze che per la larghezza. Poi piega, fa tutte delle curve, tanto che mentre avanzate, cioè non è un'avanzata semplice, incespicate un pochino, capite che probabilmente è stato creato dall'erosione, facilmente dell'acqua, tanto che è presente. Quindi avanzate, dovete abbassarvi, tastare le pareti, anche se avete comunque una fonte di luce, ce l'ha Eric in questo momento. Ho anch'io una lanterna agganciata al bastone, quindi. Ah, questo va bene, perfetto, naturalmente. Tra l'altro, quando toccate, proprio se vi capita di toccare le pareti, vi rendete conto che appunto è anche la roccia è umida e porosa. Quindi non ci vuole molto e raggiungete subito una prima grotta un po' più ampia. Ora vi libero. Vediamo un po' cosa troviamo in questa grotta. Ciao. Allora, come entrate, la cosa che vi balza subito all'occhio sono i giochi di luce e ombre che si creano sulle pareti. Capite che, cioè lo vedete, che ci sono varie incisioni e sembrano particolarmente antiche. Quindi la grotta è di natura dell'acqua che ha scavato, però sì, è comunque antica. Molto. Ah, ok. Ha delle scritte praticamente in lingua antica. Ci sono varie incisioni. Beh, direi che ci avviciniamo a controllarle. Ok. Io faccio luce nella zona di queste incisioni in modo che, insomma, le controllo, però immagino che Eglias sia più interessata. Se è una lingua di quelle nel mio raggio di conoscenza, parto a tradurla. Fammi pure un test di astuzia, perché mi usi l'abilità erudito. Riva. Vediamo un po' che dialetto è. Ui, molto bene. Allora, le incisioni, cara Eglias, sono evidentemente dell'antica Simbar. Proprio del regno di Simbaru. Sto cazzo. Allora la sentite esclamare: dannazione. E tra l'altro, hai fatto anche un ottimo tiro. Ti dico più cose. Ti dico che sono di epoche diverse. Alcune sono palesemente più antiche. Molte sono cancellate. E ti sembra proprio che il tipo di, diciamo, cancellatura sia volontaria, nel senso che sono state raschiate via, probabilmente censurate. Esatto, probabilmente da qualcuno che è venuto dopo. Tra l'altro riconosci un nome ricorrente, che è Urian, Re Urian Lo Apak. E ricordiamolo per chi c'è a casa, ma soprattutto per me, che nomi, facce, memorie non sono cose che stanno nell'insieme. Questo Re Urian è il famoso, diciamo, sovrano di Simbaru della nostra scorsa, esatto, quello della corona di Ramle, che quindi aveva esteso il suo dominio evidentemente anche qua sotto. Anvedi il signorino, Non era l'unico, evidentemente. Quanti anni fa parliamo?
è diverse centinaia. E tra l'altro, notate anche delle incisioni più grandi. Una in particolare, sono tre, diciamo, ne scorgete in particolare tre. La prima è un grosso rombo inciso con al di sotto alcune figure stilizzate come in preghiera e sotto ancora una specie di, sembra quasi una figura geometrica simile a un pentacolo. Questa è la prima. Poi c'è una figura più grande con una lancia e una corona, varie altre figure più piccole dietro di lei, tutte armate, e stanno tutte combattendo contro una bestia enorme che sembra un serpente con delle zampe. Mi ricorda il serpente che ho visto io con le zampe? No, ma visto che me lo chiedi, ti ricordo, ma questo ci sta, non è necessario fare test, che c'era una figura simile proprio nella tomba di Re Urian. Una cosa molto simile. Lui raffigurava lui che combatteva però in quel caso contro un rospo gigante. E invece, più piccola, semicancellata e quasi nascosta, c'è un'altra frase, c'è una scritta. Riesci a vedere poco, c'è scritto Re Sol qualcosa, poi potere, strappi. Allora, strappi non è una traduzione letterale. Quello che dice Eglias e aggiunge: mi dispiace non poter essere più d'aiuto, ma si sono proprio impegnati a renderlo incomprensibile, e passa delle dita sopra queste incisioni, se sono ad altezza. Sì, è proprio nascostina. Questa parola strappi ti istintivamente ti trasmette un senso di inquietudine. Ok. Non che sia tranquilla comunque Eglias in questo momento. Eglias, vieni qui, sta in formazione. Arrivo. E quindi si avvicina verso di voi. A voi sembra di vedere tracce in questa stanza. Provate a cercare. Faccio un test. Fai pure un test di attenzione. Cerco di capire se è passato qualcuno di qua. Intanto benvenuto a Patrizio. Ciao Patrizio. Ciao. Grazie per essere qui. Seconda cosa, volevo chiedere al Master se a me Demetros, con gli studi che ho fatto in teologia e teurgia, quei simboli possono ricordarmi qualcosa. Quali simboli? Il rombo? Il rombo, la gente in preghiera, cioè se è qualcosa che magari ritorna poi in una liturgia che ho studiato. Ok, fai... no, non fare nessun test, no. Perfetto. Cioè, più che... allora, anzi, diciamo così, non ti sembrano simboli legati a qualcosa di specifico, ma fammi comunque un test di astuzia. Mm.
Senso, senso di inquietudine uguale palla di fuoco a 18.000 gradi. Ho un fallimento. Che... 19 su 11. Sai che... Allora... Allora, rispondo prima a... Ah, che hai tirato su Beccaccio, però, eh. Ah, no. No, 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 no. Scusa, ho detto una stupidata. Pensavo avessi aperto la scheda. Allora... No, non ti diciamo che no, appunto non ti ricordano nulla di conosciuto. Puoi pensare che si riferiscano forse a qualcosa di fisico, ma non di diciamo appunto rituali o cose simili. Ok. Cioè, ti sembra più una raffigurazione che rappresenta qualcosa di visto. Mm. Ok, cioè, questo è interessante. Pura rupestre quasi. Certo, certo, certo. Invece, Eric, appunto, ti guardi intorno meglio e diciamo che adesso sei un po' più tranquillo, magari sei sempre in allerta, però rispetto a prima hai, diciamo, più la cognizione certo. del luogo, eccetera. Diciamo che anche tu in questo caso riesci a notare le impronte o comunque non sono proprio impronte, comunque dei segni di passaggio, ma sono abbastanza in linea con quello che avete appena trovato, cioè segni di passaggio molto vecchi per quello. Però ti rendi conto che di sicuro questa era una zona in cui è passata della gente, qualcuno c'è stato e appunto proseguono verso est. Infatti si può anche notare la, diciamo, la vostra la luce delle vostre lanterne spaziando lungo le pareti di questa grotta arriva poi anche a illuminare il passaggio che prosegue. Ok. Però non c'è nient'altro, diciamo, di particolare oltre quello che avete, almeno non ti sembra, oltre a quello che avete ritrovato qui. Allora, nella luce della lanterna, che è schermata, quindi fa una luce a cono in una direzione unica, la muovo lentamente, illuminando tutte le iscrizioni dopo che sono state esaminate, e vi dico, sicuramente un posto che è stato abitato o frequentato da qualcuno che venerava qualcosa. Vediamo di non passarci troppo tempo. Sì, anche perché non è qui il nostro obiettivo. Forza, seguitemi. State in formazione. Aggiungo un particolare che ci è sfuggito, diciamo, mi è sfuggito fino adesso. Cioè, diciamo, più o meno che ore sono. Diciamo che tutto quello che si è svolto fino adesso è stata la prima parte della giornata. Adesso potremmo essere, diciamo, in un pomeriggio, primo pomeriggio, metà pomeriggio. Solo che qui dentro non potete sapere. Certo. Ok. E io mi interrompo un attimo. Demetros, stai tu per ultimo. Metti Eglias in mezzo. Faccio un passo da parte e dopodiché con un leggero inchino indico il posto, diciamo, a Eglias. L'inchino è ricambiato e per un attimo il suo sguardo si sofferma sulla creatura trasparente che è presente. Una sagoma di una persona. Avanza. Quello. Ah, ecco, tra l'altro, Eric, che sensazioni ti dà questa figura che sta seguendo Demetros? Possiamo descriverla un attimo? Al momento abbiamo visto solamente una sagoma chiaramente umanoide. Una sagoma che potrebbe essere, come descrivevo la volta scorsa, data
come quando sull'asfalto c'è tanto caldo e quindi il calore va a muovere la vista, no, di quello che c'è oltre, e quindi si vede solamente questa sorta di illusione ottica dell'aria che si muove in una forma di una persona umana. Io immagino anche che fa un po' di calore, tipo con l'estate, probabile, quando vedi la strada. Potrebbe essersi. E allora, Eric, innanzitutto saluto Mick. Ciao Mick. Ciao, bello, ben arrivato. Spike, ciao, c'è un motivo per cui Eric lascia Demetros Ultimo. Ed è proprio questa figura. Perché Eric un po' sente sicurezza, perché trova della sicurezza comunque in Demetros. Ma dall'altro canto qualcosa dentro di lui urla: stai attento, perché è come quando stai per buttarti da un precipizio, la stessa sensazione. Il tuo corpo ti impedisce di buttarti del tutto, ti ferma, anche se magari hai un'imbracatura, anche se hai un cavo di sicurezza, qualcosa ti impedisce, ed è quel senso di sopravvivenza. Eric lo sente ogni volta che guarda quella figura. Ma non sa il perché, non se lo spiega. Molto bene. Quindi proseguite. Giusto? Andate, yes, avanti. Yes. Okay. Allora, mentre procedete lungo questo cunicolo che appunto si restringe, sembra quasi un budello, fa queste pieghe strane, l'aria diventa più umida e pesante. Le pareti cominciano a scintillare lievemente. Se le toccate, vi rimane sui guanti, sulle mani, come una piccola traccia di... Sembra quasi muschio, sembra quasi dell'erba strana, che appunto ha un leggero bagliore. E appunto sentite che l'acqua, o comunque l'umidità che ammanta tutta questa grotta, questo cunicolo, è leggermente calda. Quindi procedete. E quindi praticamente sta fanghiglia emette luce anche? Esatto. Ah, ok. Ma tanto una che... domanda, di riflesso o emana luce? Emana. Emana dov'è? Non è in questa avventura. Ah, oh, a pezzo de fango. Quindi ci vedete anche un po' meglio, in realtà. Bene. È pipì di mostro, esatto. No, sarà guano, tipo, guano luminescente. Conoscendo le creature ci manda contro poi Andre. No, è proprio palesemente, tipo muschio. Ok, non so. Ah, muschio tipo, un lichene. Sì, una pianta. Ok, figo. Una mucillagine che sembra buco, e in realtà è una pianta. Le grotte, nei posti. Quando avanzate, state per entrare, ma entrate tutti nella prossima, diciamo, grotta, che la vedete più avanti. Tra l'altro il bagliore aumenta, perché vi rendete conto che anche lì ce n'è, e anzi ce n'è di più, perché comincia a diffondersi anche sul terreno. Però mi fate tutti un test di attenzione. Oppure, visto che... beh sì, fatelo tutti, va. Success. Oh, attenzione, un successo con un 2 su 9. Super cannonata, ma la cosa migliore soprattutto è che il successo l'abbia avuto Eric, che è il primo della fila.
vedi? Proprio forse perché appunto hai questa lanterna, il fascio di luce si riflette lungo quello che, proprio passando, no? Sembra un filo. Eric stava probabilmente per sbatterci la faccia, però si ferma proprio quando ne vede il riflesso davanti agli occhi. Senti urlare Eglias dietro di te. Ah! Stava per scivolare sulla mucillagine luminosa. E in quel momento Demetros, che aveva visto il quel riflesso, stava per dirtelo, e si trova a fermare, o comunque ad aiutare Eglias che sta cadendo. Quindi era un Eric, attenzione, attento! Eh sì, l'ho visto. Quindi, non solo, Demetros, che è dietro, è anche lui superato, vede che ce ne sono vari, nel senso che tu hai visto quello che era immediatamente davanti a te, ti sei fermato in tempo. Da dietro, probabilmente anche perché illumina, ha più luce per vedere, Demetros ne vede altri. Allora lo dico quando appunto mi risponde Eric. Non è l'unico, Eric. Guarda, più in là. Sono ovunque. Master, mi ricordano le ragnatele che ho già visto? O sono proprio dei fili? No, sono proprio dei fili. E sono quindi tipo lenza, bava, esatto. Messa lì? Esattamente. No, 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 ti sembra proprio una lenza. Hai detto proprio bene. Ok. Quindi ora che li fanno notare, li vedo anch'io e posso collegarli a quell'altra cosa che ho visto io, che incorniciava un passaggio. Ok. Beh, non ti sembra la stessa cosa? Ne seguo uno con lo sguardo e cerco di capire da dove arriva, dove va. Sì. Perfetto. Allora, segui appunto, dai un'occhiata e noti che la cosa particolare è che i fili poi corrono verso dove venite voi. Cioè sembrano fatti apposta per prevenire qualcosa che viene dalla direzione verso cui voi state andando, non l'inverso. Cioè, come se fossimo, diciamo, dal lato safe di una trappola, praticamente. Esattamente. Ok. Ma sopra di noi, nel condotto, nella strettoia, cioè si uniscono e vanno e corrono, esatto, lungo il soffitto? Esatto. Esatto. Allora li illumino io all'interno lì. Di che si tratta? Qualcuno vuole tenere lontano qualcosa che si cela oltre questa stanza, probabilmente. O era l'intenzione di quando sono stati piazzati? Devono essere lì da molto, con tutta la gente e il movimento che c'è stato. E non finisce la frase. Una domanda: nella grotta di fronte a noi comunque è possibile passare, oppure questi fili sono disposti in modo caotico e quindi impediscono l'avanzata? Sono stranamente non così fitti. Cioè, fammi un test di o di astuzia o di attenzione, quello più alto. Vado con astuzia. E ho un fallimento. Ok. Dico io una cosa, allora. Vai. Potrebbe essere che questi fili servono per intrappolare un obiettivo molto grosso. Quello che dici è in linea un po' con l'impressione che ha avuto Demetros, perché lui più che altro, diciamo, con il fallimento si rende conto semplicemente che i fili sono particolarmente distanti l'uno dall'altro, quindi è facile evitarli se li vedi. Tra l'altro,
notate anche delle trappole piazzate proprio per terra, un po' nascoste più avanti, cioè proprio delle, come delle grosse tagliole. Bene. Le avete le, adesso che avete visto i fili, riusciamo a notare facilmente, essendo in allerta, a notare anche le varie tagliole, eccetera. Okay. Non sono tantissime, cioè non è come un campo minato, voglio dire, però ci sono. Quindi, ricapitolando, abbiamo trovato questi fili in questa ala della grotta che sembrano essere fatti in modo che chi dalla parte in cui noi non stiamo arrivando, quindi dove stiamo andando, possa cadere in queste tagliole toccando questi fili che loro non potrebbero vedere invece. No, sono due cose distinte, cioè nel senso ci sono le tagliole e ci sono i fili, non sembrano collegati insieme. Quindi i fili non sappiamo cosa scatena. Le tagliole, sì. Tagliole su tagliole. Ragazzi, io devo fare una telefonata, arrivo tra 10 minuti. Vai. Comunque noi... Demetros sta lì con voi, osserva, hai ragione. Noi pensiamo cosa fare intanto. Ah, Eric, avanza. Guarda, Spike è incredibilmente con la linea politica di Emiliano nel, nelle situazioni di questo tipo. È vero. O sbaglio? È vero. Ah. Facciamo, attiviamo tutto nel dubbio. Io tengo d'occhio ovviamente alle tagliole, però traccio io il percorso. Nel senso che se finisco anche in una tagliola, a me non importa molto. Me la tolgo. Sì, ma... e... Eric, se ti si dovesse ipoteticamente staccare una gamba, ne te ne ricrescerebbe un'altra o dovresti riattaccarla prima? Non mi è mai successo. Forse non è il caso di scoprirlo oggi. Bah. Avanzo comunque. Ti è abbastanza facile evitare tutto e non è un grosso problema, nel senso, avendo le viste, quindi riuscite a procedere. Comunque volevo dire di sì a Draculina, ma gli ha già risposto, ma le ha già risposto Manu. Io guardo Eglias. Beh, se mi ricresce una gamba, te la regalo. Quella vecchia, intendo. Sarebbe interessante studiare la natura del fenomeno e creare, perché no, degli animali da poter macellare rigeneranti. Potrebbero, inizia e parte in un discorso completamente astruso sul fatto che potrebbe essere buono per sfamare la popolazione. Eric. Esatto, sono Junior. Eric ti guarda, Eglias. Sono già un animale. E avanza. Ma è strabiliante. Con i suoi occhi rossi, bestiali, abbastanza inquietanti in effetti. Con uno sguardo che non lascia percepire nessuna emozione, fisso come un cane, appunto, che ti fissa come se avessi una pallina in mano. Bravo Spike, vedo che hai colto in pieno Eglias. Non curare le persone, ma cibo infinito. ragazzi. D'altronde, come mi diceva mia madre, se ti fai male è giusto che tu ti sia fatto male. Te lo meriti. Te lo meriti. Beh, allora, procedete evitando accuratamente sia le trappole che i fili. E finalmente, dopo in realtà un tratto piuttosto breve, raggiungete una grotta, una cavità naturale, estremamente più grande. E chiaramente tengo Demetros e tutti vicino a me mentre avanzo. Allora, beh, vi metto qui all'ingresso. Certo. La cosa particolare è che, allora, rispetto a quella precedente,
c'è molta più visibilità, perché questa specie di erba che cresceva sulle pareti adesso cosparge gran parte della grotta, anche per terra, e c'è come una specie di nebbiolina leggera, diciamo, per terra, che quindi il suolo, che appunto brilla, si vede e non si vede. È come se ci fosse un vapore. E potete chiaramente vedere che c'è anche un ruscello. Ok, Eric. Può dare un'occhiatina più approfondita per pericoli? Scusa, Eric. Ok, adesso però, quindi ditemi se entrate tutti, se entra solo Eric, cosa fate? No, io rimango fermo e aspetto proprio che la vista si abitui. E cerco di capire se ci sono movimenti. Se non ci sono, faccio passare Eglias. Ma se vedo che c'è qualcosa che si muove, sto fermo. La stanza dello svapo. Esatto. Allora, mi fai, beh, se vuole lo fa anche Eglias, siete tutti lì sull'ingresso, un test di attenzione. Fallito. È tutto fermo e tranquillo. Quindi Eglias entra, giusto? Quindi aspetta. Tranquillo. Beh, lo tiro io per Demetros. Master curioso. Eccolo lì, Demetros. Allora, se volete intanto dirgli cosa fate, cosa... Eccomi qua, mi avete lanciato come sacco di carne per far scattare le trappole, vero? Sì, però sono scattate tutte tranne un paio. No, bene. Scherzo. No, sei ancora vivo, in piedi, nessun lancio. Siamo invece arrivati ad un'ennesima grande, però stavolta, cavità rocciosa, dove c'è anche un ruscellino e una specie di rugiada, nebbiolina, altezza caviglia a terra. Ok. Dove abbiamo appena avuto una... Scusate. Complicata la situazione. Esatto. Grazie. E, no, serio, perché noi ci divertiamo, te lo dico ogni volta, a noi croccantire le cose piace. Immaginavo che Spike l'avesse proposto, guarda. Non ho ancora recuperato la chat, però era la cosa più ovvia da fare, l'avrei fatto anch'io. Vedi perché... Beh, ma con Eric è facile. Andre, abbiamo complicato la situazione. Sì, mentre io descrivo, hai tempo di pensarci. Scusami, una domanda, ma quindi abbiamo passato questa stanza evitando i fili e le tagliole. Bravo. Non è scattato niente. Non è scattato nulla perché l'abbiamo fatto con facilità. Adesso qui abbiamo fatto un tiro per vedere se c'era movimento, abbiamo fallito tutti tranne l'unico che non ha tirato, tu. Attenzione. Yes. E mentre un po' di asmar. Fallimento. Tre fallimenti. Quello che vedete è che appunto c'è questa nebbiolina che ammanta un po' tutto e che impedisce di vedere bene il suolo, ma quello che vedete è, ora ve lo pingo, più o meno qui, cioè più che altro verso le zone più verso est, notate che ci sono delle cose. Sembrano teschi e resti umani o scheletri, e ci sono anche degli oggetti, sembrano delle spade, sembrano delle corazze, tutte un po' avvolte in questa specie di edera, questa specie di muschio, un po', no? Sembrano essere lì da molto tempo. Che luogo empio. Che siano segni di combattimento o di sacrificio.
illumino proprio quella zona. Cerco di spostare anche il bastone un attimo più in alto per fare più luce. Beh, se non ci sono movimenti ed Eric è tranquillo perché non li vede anche lui, io passerei. State sempre uniti, mi raccomando. Vado verso i teschi, i resti, le armature. Certo. L'accompagno. E li seguo. Camminando, però, nessuno di voi vede come delle spore, vede come delle sacche di funghi che vengono quindi calpestate ed esplodono. E venite invasi da questa polvere, iniziate a tossire, a lacrimare e mi fate tutti un test di vigore. Ah, io ricordo che a vigore ho 5, ragazzi. Avete un vantaggio. Fallito. Io posso ritirarlo in caso? Lo ritiro, assolutamente. Direi, perché hai fatto 20, fallimento critico. I funghetti quelli buoni. Sì, bicata. Ok. Per morire. Pizza morte Inca. Ai funghi peperiti, ragazzi. Beh, ragazzi, io ti lascio rifare il tiro. Cioè, devo fare 5 e non lo rifaccio neanche più morto. Io voglio dire che a me la prosciutto e funghi piace, però non mi piace essere il prosciutto in questo caso, ma comunque. Demetros ritira pure. Vai tu, sei quello che ha più probabilità di passare. Va bene, allora faccio io. Mikmetic scrive Giovanni Rana. Successo, ragazzi. Almeno uno lo passa, ragazzi. Dai. Ok, chi ha fallito inizia a tossire. A sentirsi male, nauseato, si becca. Aspetta, abbiamo un altro vantaggio. Un vantaggio, Spike, grazie sì, mille. Usalo te, Jack. Io ho 5 a vigore. Tu hai 5, io ho 10. Un ottavo di possibilità di farla, tu il 50%. Uno su due. Va bene, dai, ci provo io allora. Grazie, mamma. E grazie, Spike. Grazie, Spikeolo. Grazie. Ed è un successo, con un 6. Io avrei fallito per te. Grazie, Spike. Bueno. E allora Eglias si becca un D6 danni. Ah, 6. Da veleno. D6, ottimo. Da veleno. 6. Bene. Li hai respirati bene proprio i funghi. Fatto proprio. Ragazzi, e mi porta a 4 PF su 10 questo, con soglia di dolore 3, master. Quindi cadi a terra. Sparioni proprio. Ruolatevela pure. Eric butta la spada a fianco al corpo di Eglias e proprio la prende e la cinge. Eglias! Cosa succede? Le batte qualche colpo sul viso. E con la soglia cosa succede? Perdi i sensi? No. Semplicemente... Cadi a terra. Sì. E allora tossisce in modo piuttosto violento. E ci passa del tempo prima che riesca a respirare più normalmente, diciamo. Sì. Non solo, succede che Demetros poi, diciamo, fa qualche passo indietro per uscire dalle spore e rendendosi conto della situazione, subito dice Eric, portala fuori, portala qui! Eric la stringe sollevando anche la spada, la solleva e cerca di camminare fuori dal nuvolo di spore, di portarla in una zona dove non ce ne sono. E poi una volta che esci ti dico, mi guardo attorno per vedere che non ci siano altri di questi pericoli. Stendila qua, presto. Lo subito faccio. Mi avvicino, mi inginocchio e comincio a prendere alcune cose della borsa. Sono in realtà solamente degli stracci, metto dell'acqua e gliela appoggio, cioè
inumidisco gli stracci e la faccio respirare con questi stracci davanti, le do dell'acqua per sciacquarsi. E lei vomita quando fai così, perché ragazzi sono 6 PF su 10, una spadata fa meno male spesso e volentieri. Direi, e questo lo voglio spendere come la mia abilità guaritore, senza rimedio erboristico, quindi guadagna un D4 punti ferita. Mi mancava un guaritore qua. Io faccio, è arrivato il guaritore. Faccio una cosa: quando gli dai il rimedio, magari mi taglio la mano e spremo qualche goccia di sangue anche sul suo viso, sulla bocca. Ok. E quando fai questa cosa rimango Demetrius rimane particolarmente stranito. Ti guarda. Cosa stai facendo? Non lo so, potrebbe funzionare. Non credo, asciugo il sangue in modo anche molto scocciato. Eric, se non sai quello che stai facendo, controlla la situazione. Eric prende la spada innervosito mentre la ferita sulla mano si ricuce e mi rialzo guardandomi attorno. Allora, questa cosa qui, intanto bellissima scena, vi dico due cose. Primo, che ora che avete notato questi funghi particolari, vedete che ce ne sono tanti, non sono tutti così, però oltre al muschio ci sono tanti altri tipi di funghi. Alcuni li conoscete anche, magari possono essere anche commestibili, ma in particolare esistono, cioè vedete che ci sono anche questi grappoli, come ora che li avete identificati sarà facile evitarli, però evidentemente inizialmente non li avevate notati. Mm-hmm. Ti ricordo entrati sui teschi. Allora, intanto volevo, perché mi sono perso una roba, tu hai usato guaritore senza rimedio erboristico o con? Senza rimedio erboristico. Perfetto. E poi volevo dirti che questa cosa di Eric, cioè il fatto che la sua mano si richiuda in questo modo, è una roba... Allora, io Eric l'ho già incontrato e abbiamo già anche affrontato degli scontri insieme, quindi diciamo che ho già visto, tu probabilmente... Hai visto una scena di io che con una spada, tenendola dalla lama, sollevo un vecchio da un foro, da una faglia, e mentre il sangue scivolava sulla lama verso il viso del vecchio, e dopo le mie mani erano perfette. Cioè... Però, certo, forse adesso hai molta più cognizione di causa di prima. Bravo. Infatti... Per ora Demetrios è più che altro concentrato ad assicurarsi della salute di Ekias. Quindi diciamo non sta a controllare la mano di Eric al momento, cioè gli ha detto cosa stai facendo, cioè se non sai quello che stai facendo controlla, fai quello che sai fare. E sul taglio della mano poi vedremo. E Eglias quindi tira un D4 di cure. 4. Ottimo. Non posso lamentarlo. Eric si spaventa per una piccola, ma poi lui si rigenera senza problemi. Perché ci sono dei buoni motivi. Ci sono dei motivi, sì, assolutamente sì. Beh, quindi dopo aver vomitato e dopo aver applicato le bende nella maniera in cui è più consona, subito vedete riprendere un po' colore. Era sbiancata di colpo Eglias, e quando si inizia a rialzare, magari aiutata, non lo so, e vi ringrazia. Grazie, sono stata una stupida. Bisogna sempre guardare dove si mette i piedi. Già, vediamo di stare più attenti. E l'aiuto a rialzarsi. Siete... Eglias si rialza, è tutta... Chiaramente la sua cappa è umida ora, perché per terra qui c'è fanghiglia comunque.
Notate anche che questo ruscello vicino è piuttosto basso e effettivamente è da lì che promana questo vapore. Data la mia natura, vado io avanti, se permettete. Voi state qui e in formazione. Chiaramente, Demetros, se mi succede qualcosa, non venire tu, ma manda il santo. E avanzo. Non ti sento. Non mi senti? Ah, oh, adesso sì. Ora che hai visto, riesci a evitare le nuove insidie. Puoi passare tranquillamente e vedi i resti di uomini molto antichi. Vedi appunto queste placche metalliche tutte intarsiate e tra l'altro ti ricordano i disegni, proprio l'ornato che c'è su queste armature, ti ricorda quello delle guardie della tomba di Re Urian. Vi ricordate che c'erano delle statue? Sì, mi ricordo che tornavano in vita. Cioè. Sì, però sì, effettivamente quelle sì, però erano anche integre. Queste è improbabile. Queste sono proprio sparse, sembrano proprio dei resti di una battaglia, ecco. Eglias, qui ci sono statue simili a quelle che abbiamo già visto nel Davokar. Ciao Mango Kid! Ciao! Oila, buonasera! Buonasera. Ehi, benvenuto. Ciao. Tutto bene? Spero vada bene Mango Kid, perché è un nick che mi piace un casino. E ok, allora Eglias ti dice: cosa intendi dire? Parli di quelle statue. Sì, quelle nel tempio, quelle che abbiamo visto là nella foresta. Sono le stesse, però queste sono distrutte. Quindi si sono già riattivate. Mi sono sicuramente spiegato male. Quello che vedete è che sono, diciamo, i resti probabilmente appartengono agli scheletri. A scheletri che ricordano le statue. Cioè ci sono dei resti umani molto antichi e a fianco a questi resti umani ci sono dei parmenti militari. Ci sono spade, rollback. Non ho spiegato male. Sì, Eglias, ci sono dei paramenti, ricordano quelli che avevano le statue nel tempio nel Davokar. Sarebbe sorprendente. Vedete che si sistema un po' la gola che ancora le brucia. Se questa roba fosse del regno di Simbar. Di paramento portabile, magari un fodero di una spada o qualcosa di elaborato, una cintura anche. Cioè, da poter prendere, insomma. Sì, sì, certo. Sono molto rovinati, ma sono sicuramente riconducibili a Simbar, al regno di Simbar. Quindi, sì. Anzi, potrebbe benissimo essere un oggetto che poi viene rivenduto. Una domanda, da parte mia come teurgo della Chiesa del Sole, cioè questi artefatti vengono considerati qualcosa di corrotto e, cioè, malvisto, oppure ci sta che vengano presi e rivenduti e via? No, allora diciamo che anzi, allora la Chiesa in particolare ha questa, diciamo, questo indirizzo qua, che il Davokar va esplorato e va ordinato, okay. Quindi andrebbe sostanzialmente quasi colonizzato, certo, non ha una posizione particolare sull'esplorazione. Più che altro la cosa di cui si potrebbe preoccupare il Tempio, ma di cui in realtà si preoccupano un po' tutti, è che molto spesso gli artefatti e gli oggetti recuperati sono corrotti.
Sì, sì, sì. E i maledetti e quant'altro. Cioè. Quindi bisogna prestare un po' di attenzione, ma a parte questo, poco altro. Va bene, va bene. Allora, fin tanto che siete lì che discutete da dietro mentre sistemo, metti le bende che avevo estratto dalla borsa, vi dico... Quindi avete già visto queste cose. Vedete di stare attenti che non siano pieni di corruzione o maledizioni o quant'altro. Eric, poi vedo di medicare la ferita che ti sei fatto la mano avanti. Eric torna con probabilmente una fibbia, una banale fibbia ornamentata, e ti guarda e dice: non c'è alcuna ferita. E lancia la fibbia a Eglias. Torniamo indietro, di qui mi sembra che non si avanzi. Aspetta. A meno che no, in realtà qua si va. Ok, allora lancia la fibbia e si ferma. Potremmo proseguire, però stiamo attenti. Hai indicato comunque la strada che prosegue a est, quella del fiumiciattolo? Sì, sì, sì. Ok. Comunque, sì, Spike. È un enorme blocco di metallo. Non così grande, è comunque una Zweihänder, che comunque è un enorme blocco di metallo. E prima che si prosegua andando a mettere i piedi nel ruscello, dico agli altri, quell'acqua è sospetta. Cosa... temete possa nascondere Eglias? Di tutto. E questa volta si avvicina molto in modo circospetto, attenta dove metti i piedi, attenta se ha qualcosa sopra la testa, attenta alle creature invisibili che potrebbero circondarla. Attenta ai grappoli in generale. No, i grappoli no, tutto tranne i grappoli. E una volta arrivata nei pressi dell'acqua si inginocchia e osserva l'acqua lungamente. E c'è una battuta. Capirla. Quindi. Ah. E allora, Master, se mi dici di più dell'acqua, io poi so come inserire la battuta. Perfetto. Allora, fammi un test di astuzia. Fallimento. Ok, allora l'acqua vedi che scorre, intanto scorre verso ovest. Ed inoltre è uno scorrimento normale, giusto? Va verso il basso. Okay. Sì, scorre normale, non è molto profondo questo ruscello. Ed è tiepido, ti sembra acqua normale. Allora, soddisfatta dal fatto che non siano successe cose strane, si rialza, vi guarda e dice: sembra normale acqua. E poi zooma sulla sua faccia: non disturbate l'acqua. Eric annuisce senza capire, va verso il ruscello e lo salta. Là. Tac. Presto, andiamo, non abbiamo tutta la giornata. Yes. Ok. Ora da che parte andate? Verso est. E quindi proseguite, diciamo, verso la direzione dove in realtà appunto si sono accumulati più scheletri. Perfetto. Come se avessero combattuto per entrare e ottenere qualcosa dall'altra parte. È, diciamo, un'impressione facile da avere questa, sì. Come procedete prima, Eric? Come prima, insomma. Sì, sì, sì. Richiamo la formazione
e Demetros ultimo, Eglias in mezzo. Ok. Allora, aspetta che ho letto una cosa in chat. Sì, ci sta. Effettivamente è vero. Comunque, il piccolo, la piccola grottina, questa specie di, vedete, questo funicolo è molto stretto. Anche qui trovate i resti di prima. Capite che i soldati dovevano essere molti. E stavolta camminate a lungo, con i piedi appunto nell'acqua che scorre, fino a quando non arrivate in una grotta più grande. Come entrate? Il paesaggio che vi accoglie è raggelante. Una nebbia molto più densa di prima si estende su tutta la superficie della grotta. E da questa nebbia sporgono in pose contorte molti più resti di scheletri. Qui la battaglia doveva essere stata veramente notevole, ok? Ma la cosa che è veramente inquietante è che più avanti vedete appunto un grande bacino di acqua e però questa è una specie di lago, ok? Ma quello che è più assurdo è che quasi sospeso sopra l'acqua, ok? E solo in parte immerso, c'è una fenditura, ma una fenditura che è come sospesa in aria. Tipo uno strappo. Tipo uno strappo. È di un nero scintillante. Un nero che sembra inghiottire ogni raggio di luce. E tra l'altro, capite che è da dentro questa fenditura che promana il calore, perché il vapore proprio viene da lì. Cioè, è uno strappo di oscurità praticamente di... Cioè... Yes. Vedete la mappa? Sì. Sì. Perfetto. Questo è estremamente interessante. E inizia ad avvicinarsi Eglias. Eglias, nonostante la musica del combat, ti ferma sulla spalla. Questo mi ricorda il buco di culo del vecchio. Questo non è interessante, questo è tutto quello... Ti prendo per un braccio. Questo è tutto per quello per cui... Pizzo. Grazie. Lo strappo pizza morte temporale. Questo è tutto quello contro cui combattiamo, Eglias. Abbiamo complicata, Allora quando dici così, oh sì, hai ragione, e stringo il libro. Allora, tra l'altro, quello che vedete è che dietro, appunto dentro questa fenditura, compare come un occhio enorme che vi fissa, un occhio giallo, ma è al di là. Come se fosse in una realtà diversa. E
Ora succede questo. 1-2, 1-2 e Demetros. 3-4 Eric. 5-6 Eglias. Chissà chi esce. Allora va bene. Se esce, eccomi. Va bene. Ah no, è Demetros. Eccomi. Allora succede questo. Innanzitutto, da questa fenditura esce una specie di un rumore appunto raggelante, un verso stridulo, strano, che vi congela il sangue nelle vene. Mi fate tutti un test di tenacia. Aspettate però che vi dico anche il malus. Tenacia meno 3. Ok. Io lo posso ripetere. Lo ripeto. Fallimento. Abbiamo fallito tutti e tre. Oh, stasera stiamo facendo delle combo incredibili. Falliti. Ok. Allora, questo grido, questo verso tremendo, appunto vi coglie impreparati e vi getta nel terrore. Praticamente dovete, non potete agire se non scappando nel prossimo turno. E poi però succede anche un'altra cosa. Dalla fenditura parte, con un guizzo immediato, come una lunga protuberanza, sembra una lingua, che va verso Demetros. Quindi Demetros mi fa un test di difesa. Test di difesa, meno uno. Oh, questo invece ha successo. Perfetto, quindi questa specie di lingua che esce ti manca. E ora vi metto nel turn order. Comunque il prof dice che siamo talmente disgraziati che non c'è neanche gusto a complicare la situazione. Eh sì. Ma Giocondo, tu credi che non possa uscire un Balrog in questo momento? Dentro la fenditura c'è Lictum. Guarda che secondo me c'è un rospo gigante. Non lo so perché, ma me lo sento. C'è un dannato rospo enorme. A me un Lickitung piacerebbe. Tutto rosa. Comunque, ti ho tirato fuori il Balrog, Giocondo. T'ha uscito il Balrog, mica roba. Ci conquista le squinzie in giro. Arrivo, intanto Pizza Morte. Pizza Morte, quindi ragazzi. Oh yeah. Ullala, grazie Andre. Ma grazie Andre, grazie mille di cuore, veramente. Grazie mille. Punto esclamativo grazie. Prime comunque, Crediamoci. Grazie di sostenerci, è importante per noi, Tantissima cosa. E poi ci piace vedervi giocare insieme a noi con i vantaggi, gli svantaggi, tutte ste cose, che insomma, diciamolo, è la cosa che rende partecipi anche voi, cioè. Scusate che effettivamente Spike ha ricordato una cosa che anche Max lui così discorso... esatto, ci ricorda qualcosa. C'è del ghiaccio per terra, giusto per del ghiaccio? Perché? Sì, no, chiedo. È perché ragazzi, Player Land The Witcher hanno affrontato un rospo gigante settimana scorsa e si è mangiato fettina, cioè, sì. Che l'ha usato come sottomarino. Bellissimo. Arrivo, il sottomarospo. Sotto Maiorc. Quello è un altro. Okay. Molto bene, anzi, molto male. La situazione devo dire che è piuttosto brutta. E soprattutto questo portale nero con l'occhio dietro mi spaventa alquanto. Sì.
Cioè Rospo. C'è anche un altro token da mettere nell'iniziativa master. Ah giusto, certo, mettiamolo. Così facciamo vedere anche a Spycolo. Dice a quest'ombra, chissà cos'è. Ma il token vecchio, che palle. Vabbè. Hai ragione. Non te l'ho preparato quello. Per la prossima volta te lo metto. Va bene, va bene. Grazie Andre, comunque sì, è una cosa che cioè ci teniamo, perché dici va bene che seguo le storie di un gruppo e quant'altro, però alla fine poter interagire in qualche modo, anche solamente mettere una battuta che viene integrato o creare un personaggio, cioè è qualcosa di veramente figo. Sì, è bello. Quindi siamo contenti, ecco, che vi divertiate anche voi. Poi se vogliamo essere grezzi, ci avete parato il culo così tante volte che non avremmo fatto neanche metà delle campagne. È vero. Confermo, vero, a verissimo. Cyberpunk l'ultima volta... Detta così. Scusa Master, se ti interrompiamo. Ma... No, anzi, è benissimo. Finito il pizza morte? Sì, tra l'altro anche giustamente, anche il buon San Galeno deve... Anzi, Galeno Erengol deve tirare per la paura? Sì, secondo me sì. Tenacia? Tenacia meno 3. Ha fatto 3 di dado, non avevo applicato il meno 3. Vabbè, comunque ce la fa. Bene, quindi Galeno non cede. Non cede, anzi, quella sagoma, questa volta quando l'occhio appunto si manifesta, quella che era solamente un'ombra sfocata, inizia ad avvampare come se prendesse fuoco e diventa una sagoma di un uomo cioè proprio brucia e prende a brillare, ed è una sagoma di un uomo avvolto da una sorta di lenzuolo, di telo, di sindone svolazzante, che appare con in mano una lunga lancia. E questa volta, vabbè, Eric, tu l'avevi già visto, ma non aveva quella lancia in mano. Questa volta invece noti che ha questa lancia particolarmente alta. Scusatemi, ho fatto un errore. Mi dispiace. Sì, perché in realtà purtroppo, caro Demetros, tu di test di difesa me ne devi fare 2. Arriva. E devi tenere il risultato peggiore. Ouch. Difesa meno 1. Sì. E questa volta invece mi colpisce. Assorbo 3 danni se ci sono dei danni. Ci sono, ma sono... Ciao Demetros, ciao, è stato bello. Ciao. No, sono pochi, sono solo 3. Quindi li assorbo. 3 danni netti, diciamo. Ok. 6 di cui 3 assorbiti. Ma scommetto che mi si attorciglia attorno e comincia a trascinarmi dentro. Yes. Oh. Che voglia. E soprattutto, quindi, mi fai anche un test di vigore. Vigore meno 5 per cercare di non essere attorcigliato. Sì, ciao. Fallito, ovviamente. Quindi la lingua ti si attorciglia. Ora vi spiego perché non voglio sembrare paro. No, in realtà. Cioè, la faccia è perché la lingua, quella che lo ha colpito, si attorciglia, non la sua, giusto? No. Il test è doppio, il test di difesa è doppio, lo spiegherò rapidamente, perché questa creatura è particolarmente grossa. E quindi il bersaglio deve fare 2 test di difesa e tenere il peggiore. Dopodiché il test di vigore è per evitare l'afferramento, ma in questo caso la lingua semplicemente si attorciglia. Ora tocca a San Galeno, il quale non ha l'effetto terrorizzare, quindi può agire.
Ora, una domanda, si può targettare la lingua per fare in modo che venga... Assolutamente. Diciamo... Ok, e allora è questo quello che fa. Di conseguenza io immagino che la lingua sia in linea retta. Oh, e... abbiamo il disegnino. Grazie. Non posso muovere il token del mio patrono. Adesso te lo do. Grazie. Te lo muovo. Ok, no, adesso invece posso muoverlo, perfetto. E allora direi che è il suo turno, quindi facciamo così. Rimane ancora vagamente lucido, traslucido. Vedete attraverso questa figura che inizia a muoversi molto rapidamente, arriva e cerca di afferrare con la mano libera la lingua. Ok. Cioè proprio agisce d'istinto molto velocemente. Si trova davanti questa... immagina effettivamente la lingua di un camaleonte. Mm-hmm. Però grossa. Quindi viscida. Ok. Ci chiede Andre dalla chat. Praticamente, sì, beh, che hai risposto. Non è uscito dall'acqua, ma c'è uno squarcio a mezz'aria di corruzione. C'è un portale per chissà dove, proprio della corruzione, ed è lì dentro. Va bene, allora, il patrono, quindi Galeno, attacca e ho un malus di per la difesa. Bonus di più 4. Bonus di 4, va bene. Attacco mancato con un 18, molto bene. Che sfiga. 18 su 17, grazie. Ma domanda, lui com'è che attacca? Attacca con... in forma spiritica, diciamo, quindi attacca col braccio. Attacca col braccio e lui non aveva dei bonus quando attaccava creature corrotte? No. No, assolutamente no. Vabbè, ok. Comunque, niente, allora, beh, a parte che ha mancato, purtroppo, e quindi evidentemente... è preoccupato per il suo diciamo, è preoccupato per Demetros, per il suo protetto, quindi probabilmente si avvicina troppo al bersaglio, quindi troppo a Demetros, e per paura di colpirlo manca il bersaglio. Fa altro? Non penso. Non può fare altro. Demetros, hai l'effetto del terrorizzare. Ma ho diritto a un tiro per potermi liberare oppure devo rimanere fermo? Visto che ho sbagliato prima, perché avrei dovuto farvelo fare adesso, ti faccio ritirare. Ritira pure. Cosa devo ritirare? Sempre tenacia, meno 3. Speriamo. Stavolta è un successo. Perfetto. Quindi semplicemente tu rimani intrappolato dalla lingua, okay. Però puoi agire. Cioè non ti puoi muovere, ma puoi agire. Mm-hmm. Allora, diciamo che riesco a riprendere il senno perché le fiamme, diciamo, la luce dorata che emette il patrono, questa sagoma che mi viaggia a fianco, mi fa rinsavire. E mentre ero lì che stavo con la bocca aperta, cioè con l'aria che mi mancava, ecco che poi riprendo un attimo il senno e le parole subito mi tornano alla voce e subito la luce è vita, il sole ci protegge. E quindi a questo punto, se posso agire, vorrei utilizzare un potere. Vediamo di usarli sti poteri finalmente. Voglio abbiamo un vantaggio. Attenzione, grazie Pizzu, prego il sole. Posso utilizzare la mia azione per cercare di liberarmi o mi conviene, diciamo, attaccare
la lingua. Allora, vuoi fare... Attacco la lingua. Direi entrambe, senti. Va bene. Allora, con il bastone che diciamo mi è rimasto incastrato qua, che sporge in alto, prego il portatore di luce e voglio lanciare l'incantesimo raggio infuocato di Prios a livello... insomma, adepto. Quindi ho un test di tenacia contro tenacia. Ok, quindi sempre tenacia meno 3. Ed è un successo. Allora, il danno che fa sarebbe un D8, ma sale a un D12 per abomini e non morti. Questo è il caso? Direi di sì. Ok. Aspetto a sta roba. Che cosa? Questo incantesimo. Adesso te lo descrivo. Sono curioso, sono super curioso. Te l'ho chiesto prima che tu potessi farlo. E dovrei avere un D4 aggiuntivo, credo, di danno da teurgia. Ora controllo bene. Il terzo livello mi dice che faccio un D4 punti per poteri sacri di guarigione, inclusi quelli che danneggiano abomini e non morti. Allora, intanto tiro il D12. Scusate, ragazzi, un attimo. Sì, sì. Intanto tiro il D12. Vediamo come va. 3. Va malissimo, grazie. Dimmi te, Master, se ho diritto a un D4 oppure no. Secondo me sì. Ok, e allora... Anche il D4 fa 4, quindi sono 7 danni totali. A boia. E si manifesta come... la luce che c'è praticamente sulla che esce dalla lanterna che c'è agganciata al bastone di Demetros si concentra in un unico punto e diventa una saetta completamente dorata che parte e non è che si scarica in un attimo, rimane anche lì, cioè vedete proprio questo raggio che per qualche secondo si concentra nel tentacolo e lo probabilmente sbruciacchia, consuma in modo particolarmente evidente, credo. Comunque non ignora l'armatura o la protezione, non mi sembra. Non lo so, non credo. Non credo. Comunque capisci che ha efficacia aggiuntiva proprio perché quindi l'effetto di bruciare così bene questa lingua puzzolente, viscida, che cola, appunto... ti fa capire la natura di questa creatura che, insomma, evidentemente è corrotta. Bene. Eric. 2 secondi. Eric. No, sì. Giusto, comunque confermo. Non, cioè, aumenta il danno, ma non ignora l'armatura. Ok. Sì. Tocca... Comunque, che figata di descrizione, Tocca a Eric. Scusate, devo dire una battuta. È proprio vero che ferisce più la lingua che la spada mi ha ucciso. Comunque, sì, usciranno i cofanetti sia... Cioè, i prossimi volumi saranno sia per Simbarum nativo che per D&D. Ho già confermato. Allora, Eric... Robine di Simbarum. È lì. Mi devi dire tu, Master, cosa può fare. Allora, ritira per tenacia, per terrorizzare. Ok, allora... Ho il doppio tiro, vediamo come va il primo. Ok, vediamo come va il secondo. Ricordi che hai il meno 3? Sì, sì, ho messo. Mm-hmm. E il secondo ha successo. Okay. Allora dimmi. Allora, Eric per un attimo si perde nei suoi ricordi, ma torna vigile e impugna la spada e quello che fa è urlare. Scatta in ira. E di nuovo non c'è l'elmo del tutto, lo vedete, ha un ghigno in faccia, gli occhi sono un po' ribaltati, si cala verso la lingua e quello che fa è sostanzialmente lanciare un fendente per cercare di mozzarla. Bene, vediamo come va. Ho malus più 4.
Ho un più 4, ragazzi. Attenzione. Ok. Lancio di 12, vediamo come va. Allora, 13 danni. Brutta lotta. Ok. Descrivi pure il sangue che colpisce, chiaramente fa un bel danno. Eric, la lingua per una bella grossa. Eric affonda questa spada nella lingua, che quasi la blocca un attimo a terra dalla pesantezza della lama. Ritira in alto questa Zweihänder di dimensioni spropositate e di nuovo la impugna con entrambe le mani, cercando di pugnalare poi successivamente di nuovo la lingua, urlando. Il sangue ovviamente cola sulle rocce e nell'acqua, e passo il turno. Perfetto, bellissimo. Eglias, anche tu puoi ritirare. Ok, intanto abbiamo risposto alla domanda di Andrea, giusto? Cioè, la lingua non lascia andare ancora Demetros, vero? Anche se l'ho pugnalata. Troppo facile. Allora, Demetros rischia. In realtà Eglias, intanto abbiamo risposto ad Andres, sì, giusto? Per quella cosa di Simbarum. Sì, 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 abbiamo risposto. Ok. Beh, io essendo che ho fallito il tiro di tenacia di nuovo, che faccio? Corro. Questa roba prende... esce di scatto da un buco nero sospeso nell'aria, è più forte di lei, se le gambe si muovono inizia a correre, e quindi incespicando tra gli scheletri, calpestando spade corrose dalla ruggine, inizia a cercare di scappare, e penso passo il turno perché non ho molto altro da fare. Purtroppo sì, non puoi fare altro. La creatura. Qui la creatura cerca di tirare verso di sé Demetros, quindi mi fai un test di vigore meno 5. In arrivo. Oh, successo con un 1 critico, ragazzi. Allora sai che ti dico? Che riesci anche a divincolarti. Motherfucker, punta i piedi Demetros per terra mentre il raggio si esaurisce. Eric che arriva con lo spadone, la lingua che tira, e riesce in un attimo, il momento in cui allenta leggermente la presa, a spingersi indietro e a divincolarsi subito. Bravissimo. Quindi come faccio a cancellare la lingua? Clicchi sulla linea rossa, ti seleziona l'oggetto e poi premi caccia. Clicchi col puntatore. Allora sapete che succede? Che io uso uno degli svantaggi. E quindi la creatura, dopo appunto questa, capite, vedete l'occhio che sbatte e sentite una specie di sibilio strano. Dopodiché stessa operazione di prima, ma stavolta solamente nei confronti di Eric e Eglias. Quindi numeri pari Eglias, numeri dispari Eric. Vi ricordo che a vigoro 5 il malus è di meno 5 sul tirarmi in giro. Dispari Eric, vero? Yes. Perfetto, allora Eric, mi fai un test di difesa meno 1. Ok, sono in Berserk, tra l'altro, ricordiamo. E quindi armatura battaglia in Berserk, meno 1. Mi colpisce. Ok, allora non ti fa danno, ma la lingua ti attacca. E ti cerca di avvolgerti, naturalmente, di avvolgersi anche su di te. E quindi
mi fai un test di vigore, meno 5. Ok, allora, vigore meno 5 che posso ritirare, ricordiamolo, e lo ritiro. Fallito entrambe, quindi nulla. Mi dica, Master, cosa succede? Semplicemente la lingua si avvolge attorno a te e si avviluppa attorno alle tue membra, puzzolente e viscida. Eric ride, ride sguaiatamente, mentre viene afferrato. Quindi tocca a Galeno. Io basta disegno la lingua. Benissimo, allora vediamo una la distanza. Quanti sono i quadretti? 5? Sì. Giusto, in doppio movimento sono 10, va bene. E allora, di fianco ad Eric, la sagoma di luce passa, cioè cammina fino di fianco a lui e rispondo a KS34 PE. Scusate, sono arrivato da poco, cosa ha attaccato i PG? Ciao, intanto benvenuto, benvenuta. L'ha attaccato, non sappiamo ancora cosa, abbiamo trovato uno squarcio praticamente nella realtà fatto di corruzione e oscurità da cui è uscita fondamentalmente, cioè abbiamo visto un occhio dall'altra parte e poi è uscita una lingua lunghissima. Quindi stiamo combattendo... Un occhio bello grande, Sì, non un occhietto, un occhio enorme, quindi c'è qualcosa di gigante dietro a quella... quel vortice di oscurità. Il patrono Eric ti passa di fianco e noti questa volta la sua sagoma che cambia da quel traslucenza, trasparenza, ok, color del sole, comincia a perdere come se fosse cenere dorata che cade, comincia a perdere quella caratteristica e diventa un uomo in carne ed ossa. Di fianco a voi vedete un soldato con gli stemmi sotto questo grande sotto questa sindone che lo avvolge, che è il classico sudario di un che viene con cui viene avvolto un cadavere. Vedete i simboli dei templari del sole morente, impugna la lunga lancia che ha con sé e a questo punto invece attacca la lingua. Però questa volta diventa di carne ed ossa, lo vedi. Più 4. E manca con un 19, finché proprio niente, però io ho un vantaggio. Sì. A questo giro lo utilizzerei. Così. Sì, se no fanno la muffa e diventano brutti. Sì, puzzano. Poi ce li dimentichiamo. Colpo maldestro, cioè proprio così, niente. Va bene, vado a casa. Galeno, vai a casa, grazie. Ciao. Sei ubriaco. Sei ubriaco. Cosa torni umano a fare? Mi controllare sto maldestro. Vabbè, che bomba, comunque è diventato in carne e ossa. Sarà il tiro migliore, Master. Sì, dai, hai ragione. Beh, è vero, sì. Non ci hai ragione. Sennò, è inutile, figa, sì, Spike, è veramente inutile. Eric ha ricevuto un suggerimento dalla chat. Ma non è il suo turno, per fortuna, altrimenti inizierebbe... Vorrai mica fare quella cosa. Vediamo. Vai, che paura, sì, cazzo. Tocca a Demetros. Demetros, allora, in questo caso, dopo che si è liberato, si sposta. 5. Mi porto qua sul limitare. La sua voce inizia a risuonare nella grotta perché inizia a intonare un canto di lode a Prios, il dio sole. E dopodiché io utilizzo un altro potere mistico e mettendomi in ginocchio
attivo lo scudo benedetto. Tu tiri anche la corruzione, no? Io non devo tirarla, prendo un punto. Ah, prendi un punto fisso. Sì. Quindi fondamentalmente Demetros si mette in ginocchio, comincia a pregare tenendo il bastone praticamente piantato di fronte a sé con la lanterna che illumina davanti e comincia a brillare anche lui. Quindi io adesso ho uno scudo, diciamo, sacro che mi attanaglia. Però aspetta, scusami, devo fare un test di tenacia, scusate. Test di tenacia, sto giro non contrapposto. Non contrapposto, ho solo un test di tenacia. E l'ho fallito. Raga, niente, non gira. Va bene, comunque Demetros è in ginocchio che prega. Allora, Eric. E pari, seguo Draculina, dispari, faccio qualcosa di sensato. Alto, scusami. Ok. Aspetta, non è che non abbia senso quello che dice, è che potresti avere delle conseguenze che tu non ti aspetti. No, è che con un mio fendente mi uccido. Però, anche perché perdere una gamba ha delle conseguenze immediate non da poco. Eric, allora, che ha avviluppato da questa lingua schifosa sulla sua armatura, ride con delle convulsioni, afferra la spada ridendo come un pazzo e cerca di pugnalare il tentacolo. Benissimo, puoi farlo tranquillamente. Più 4. Ok. Allora, posso ritirare l'1, che mi conviene, vediamo un attimo. 11 più 4, 15 danni. Quindi Elk, impazzito, continua a ridere, accoltellando la lingua. Effettivamente comincia a sanguinare, una misto tra sangue e una sostanza scura, schifosa, appunto, e ancora più maleodorante. Eglias, devo fare un altro tiro? Sì. Sempre tenacia, meno 3. Ui! Allora fammi anche l'azione. Allora, quando corre, schiacciando teschi, spezzando clavicole, tibie, alcune costole per terra sparse, quali sono le parole della Sacra Chiesa della Luce che sta pronunciando Demetros che la fanno tornare in sé? Oh, lo senti? Il costante, la luce e vita, il sole ci protegge. Oh, grande padre, la luce e vita, il sole ci protegge. Ok, e allora quando sente finalmente questa frase, si ferma, guarda davanti a sé, si vergogna, gli diventano rosse le gote di star scappando, tira un calcio, un teschio facendolo volare, si gira e la faccio tornare indietro di base. Si muove di 5 quadretti, giusto? Però posso usare un doppio. No, vabbè, va bene così. Puoi anche agire, sai, se vuoi, eh. Ok, cosa fare? Io presumo che sta per essere trascinato, Eric, giusto? Sì, insomma, sì, dovrà fare un test, ma è probabile che sia quello l'intento. Chiedo, è possibile per me, ti dico l'intenzione, voglio creare un appiglio per dare un vantaggio al prossimo tiro di Eric, utilizzando la magia. Certo, allora ti dico questo, visto che hai fatto uno. Ti dico che ci sono vari appigli a cui lui, volendo, si può anche prendere, però questo, diciamo, attaccare. Però in questo momento sono lontani da lui. In particolare vedi appunto queste piante di edera che ci sono.
se me lo concedi, c'è una spessa e robusta radice Nirn da qualche parte lì? Certo che sì. E allora quando la vede, non ci pensa un istante, allunga una mano, strap, viene sradicato una lunga parte, e tu Eric, se verrai trascinato, vedrai venire verso di te questa, questo lembo a cui poterti aggrappare. Intanto però devi fare il test per il potere, giusto? Arriva. Ed è un punto corruzione. A tal proposito, la scena si è resettata quando siamo scesi o no? Sì. C'è un altro vantaggio per Eric, eh? Ne ho due. Non lo avrete, bastardi. Allora, mentre viene strappata la radice, si sente uno strano sibilio trillante. Tipico della pianta, radice Nirn. Radice Nirn, via. E passo il turno. Molto bene. Quindi, Eric, vedi questa pianta che ti rendi conto che Eglias, con i suoi poteri mistici, te la sta allungando. E tu, se vuoi, la puoi afferrare e avrai un bonus di più 2 al test di vigore. Quindi, che è quello che succede, perché la creatura cerca di tirarti verso sé. E quindi mi fai un test di vigore, sarebbe meno 5, in questo caso sarà meno 3. Ti farò una domanda, Master. Vai. Io la creatura riesco a capire cos'è da lì? Allora, quello che vedi è semplicemente una grossa sagoma. Hai visto bene l'occhio, capisci che è molto probabilmente un animale sforta di essere, probabilmente anfibio, però a parte questo non capisci bene che cosa sia di preciso, sai allora, solo che è molto grosso. Lancio di nuovo un dado, dispari, cercherò di oppormi, eccetera eccetera, pari, farò una cosa stupida. Perfetto. Eric, contrario a tutte le leggi della sopravvivenza, non solo non si trattiene più, ma gli corre incontro la creatura. Quindi se la lingua lo stava avviluppando per tirarlo, lui invece si tira in piedi e corre verso la fessura con la spada di fronte a sé. Posso fare un appunto? Che è un principio di combattimento che funziona, vero Master? Sì, dipende. Sì, se non è una creatura enorme che ti inghiotterà, certo. Questi sono dettagli insignificanti. Beh, mica tanto. Allora, quindi sì, ti sposti di 5 quadretti. Sto ruolando il berserk, esatto, mi faccio trascinare di 5 quadretti. Non oppongo resistenza, no. Anzi, gli do una mano. No. Quindi, quello che succede è che tu ti sposti di 5 quadretti e ti avvicini. E comunque la creatura cerca di tirarti ancora. Quindi, capito? Nel senso che la resistenza ci sarebbe se tu la opponessi. Mi tira quello che mi deve tirare questo turno, sostanzialmente. Ok. Quindi ti sposti, fai 5 quadretti e io semplicemente ti... Aspetta che te lo segno bene. Eccolo qua, 5. Perfetto. Ok. Non me l'aspettavo, va bene. Perché è una mossa stupida. Giocondo con i suoi commenti al fosforo bianco. Allora, adesso sapete che cosa faccio? Userò il vostro secondo svantaggio. E bello. Mi ritirate tutti terrorizzare. Ok. Anche se ho fatto uno. Io qua se fallisco tiro. Su cos'era? Su tenacia, vero? Tenacia meno 3. Tenacia meno 3. Successo.
Ma no! C'è un vantaggio anche per Demetros, dai. Non c'è scritto che per Demetros, c'è scritto per chi fa super schifo. Ne avete anche uno di prima, quindi di vantaggi ne avete due adesso. Però allora, Demetros ce l'ha fatta. Ne aveva, esatto, ne aveva due Eric, E ce li ho ancora. Giocondo, addio, comunque siete stati un party vivo, purtroppo per poco. Quindi utilizza il patrono, il vantaggio, ragazzi, mi confermate? Sì, sì. Niente, fallimento. Questa sera sto patrono lo vogliamo vedere nel pozzo. Lo vogliamo vedere. Ha fatto dei tirarci in confianza, veramente tutti altissimi. Vabbè. È il bello del dado. Del dado car. Vabbè. Il dado car. Allora, quindi tocca a... Quindi avete usato quanti vantaggi vi restano? Due miei. Ok. Quindi... Galeno. Scappa, quindi. Fallito il tiro. Questo urlo, questo stridio strano è insopportabile. Ciao cara, buonanotte. Ciao bella, ciao. Grazie, buonanotte, grazie mille. E il patrono Galeno comunque comincia ad arretrare e, tenendo la lancia di fronte a sé, osservando la creatura, torna di nuovo a diventare traslucido. Diciamo che riprende a brillare e a diventare incorporeo. Ok. Demetros? Stavo guardando, scusami, se c'era un segnalino da mettergli, che così sappiamo quando è incorporeo. Tipo, chi è questo? Diciamo, la brillanza. Demetros invece, che è figa, è l'inginocchiato che non fa un cazzo, allora continua a pregare, però questa volta, vedendo anche Eric che viene trascinato e la creatura che urla, si concentra sul suono delle parole, della preghiera, della litania, utilizzerà un altro potere ed è aura sacra. Quindi intanto devo fare un test di tenacia, iniziamo da quello e poi eventualmente descrivo le cose, perché sennò... Bravo, ho imparato a farlo anch'io in Simbaro. Esatto, così. E il test di tenacia ha successo. Quindi, Demetros crea un'aura sacra e vitale che danneggia abomini e non morti a vista. Fa un D8 danni, ok, ignorando l'armatura. E tutti quelli che non sono abomini o non morti invece guadagnano un D4 punti resistenza. Bello. La sua durata dura fin quando non viene fallito un test tenacia o perde la concentrazione. Qua sarà interessante una cosa. Quindi tutti guadagnano un D4 punti vita e invece... Wow. Johnny brucia là in fondo, lui è il suo tentacolo. Solo Johnny? Alt, è un potere sacro questo? Sì, sì, è un potere mistico. Allora, tira il D4 anche Eric. Sì. Il D4 di cura? Sì. Aspetta però un attimo, perché in realtà dovrebbe fare... 2 di 4 di cura. Ah, 2. Ma di danno quanto fa? Di danno fa un D8. Di cura fa un D8. Ok. Ah. Quindi un D8 devo rilanciare. Ah, quindi non un D4 come ho fatto io. Perché aggiunge un D4 punti per poteri sacri di guarigione, inclusi quelli che danneggiano abomini non morti. Master, sono danni questi, vero? Perfetti. Ok. Ustia. Ecco, allora, vedete, Eric, per la prima volta,
andare a fuoco e notare che mentre va a fuoco la pelle scoperta non si rimargina. Questi non si rigenerano. Cazzo. Aia. Chiedono se la creatura è farina del tuo sacco, Master. Sì. E quello che succede? Quindi quanti danni fai? Sono un D8 danni ad abomini e non morti. Io l'ho mentre... già segnato per me, ho fatto 4. Ok, mentre alle creature viventi guarisce un D4 punti più un D4 per turno. Comunque vorrei far notare l'osservazione di Spike che dice che quindi contro un esercito tu fai veramente male se sono non morti. Sì, è fatto apposta. È e... il teurgo. Per Eric, not stonks da parte di Giocondo. Sì. E prima Broccoli ha detto che voleva dirci che siamo belli e che è bravo questo master in caps. Grazie, Broccoli. Grazie. Quindi descrivo un attimo la scena. Ci sono queste fiamme. Di che colore sono, Jack? Allora, le fiamme di Demetrio sono color... Scusami un attimo che guardo l'ombra proprio sua. Oro ardente come sole estivo. E allora escono dall'armatura. Lo vedete? Ok. Ok, mentre da Demetros, che è inginocchiato, che prega con gli occhi chiusi, parte solamente questa sorta di... sono ventate di aria calda e brillante, praticamente come una luminescenza. E tu, Eglias, ti senti investire da questa cosa e ti senti un calore nel centro del tuo petto che ti fa riprendere meglio il fiato, ti senti la schiena più dritta e i muscoli che ritornano vigorosi. Che figata. Scusami, devo quindi tirare il danno per la creatura? Sono due danni. E questo danni. Solo adesso o per quanto? Fin tanto, cioè dura, è a concentrazione tipo. Ok. Mi associo al not stonks di Giocondo. Ok, quindi in realtà il danno alla creatura è poco efficace. Passa le armature, Ah, ok. Non viene fermato dalle armature. Ok. Solo che io qui non ho capito questa cosa, perché teoricamente potrebbe essere che ci sia un D4 aggiuntivo. Fallo, se c'è. Ah beh, sì, quello di prima. Perché il terzo livello di teurgia mi dà un D4 punti in più per i poteri sacri di guarigione, inclusi quelli che danneggiano abomini e non io morti. Io direi che allora tengo il tuo danno. Lancia il D4 e gestisco quello della creatura anche, senza che tiro anch'io. Quindi è perché, fatto... Scusa. Perché, scusate, cioè poi questa cosa, quindi sarebbero un D8 di danno agli abomini più un D4. Sì. Quindi 2... più un D4. In arrivo al D4, 1. Okay. Sono 3 danni. Quindi mi becco anch'io 3 danni, faccio così. Esatto. Ok. E questo è per gli abomini. Per chi invece viene curato di 2 D4. Allora. Ok, Manu. Sì, sì, io mi sono già riempito. Dai, fatto quello che sei già full? Ok. Ok, però sarebbero comunque 2 di 4 di cura. Lo tiro, ma comunque sono bello. No, va bene, era solo per che così. Scusate ragazzi, sia in chat che voi, ma essendo la prima volta che utilizziamo questo personaggio, c'è un attimo da prenderci un po' di dimestichezza con questi poteri nuovi. Ne ho 2 nebbia, vai tranquillo. Basta. Tocca a me? Sì. Ok, Eric... che va a fuoco ed è la prima volta che sente un dolore che non si ricuoce, cioè non si ricuce, è spaventato, è in ira, però inizia a frenare la lingua perché non sa cosa fare e nella rabbia, nella convulsione, nella paura inizia ancora a colpire la creatura e a urlare di dolore, un dolore che per la prima volta
da quando è nato, sente non si rimarginerà. E mi spiace un sacco, fischi. Ma io ti faccio, eh. Allora io uso un vantaggio. Ma ritira pure perché hai il più 4, secondo me non l'hai messo. Il 4, giusto. E la radice ti potrebbe aiutare? Penso dopo. 13 danni in totale. Descrivi come mozzi la lingua. Eric, appunto, spaventato. Quello che fa è lanciare un ultimo fendente verso la lingua e poi indietreggiando cade a terra e inizia a cercare di rotolarsi nell'acqua urlando e piangendo: fatelo smettere, fatelo smettere! Mentre sopra di sé queste fiamme color oro lo avvolgono. Quindi è stato mollato dalla lingua, scusato per sì, 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 sì. Tanto che, cara Eglias, tanto scena fighissima, cara Eglias, tocca a te. Ti consento, se vuoi, visto che ti rendi conto chiaramente che questa creatura sta urlando di dolore, ti consento di fare un test di attenzione. E il fight è, diciamo, terminato. E io ti consento di consentirmelo. Ok, ora descrivo quello che succede e quello che vedi in particolare. E mi fa piacere che sia tu, perché il tuo personaggio è quello che forse può essere più interessato a questo. Intanto la creatura da dentro questo squarcio si divincola, comincia a alzare la testa verso il cielo, a scuotere, a sbattere, dopodiché con un gorgoglio e uno stridio si ritira. E questa fenditura, vedi chiaramente che comincia ad assottigliarsi fino a diventare estremamente... Non sparisce, però diventa quasi invisibile. Rimane un piccolo sottilissimo squarcio. Ma appena prima che questo accada, tu hai tempo di vedere al di là. E quello che vedi è un mondo brullo, grigio, sferzato dal vento, un paesaggio alieno che non avevi mai visto prima, appena un attimo prima che appunto la fenditura diventi solo un filo appena visibile. Ok. E dopodiché Eglias viene distratta dalle urla di Eric. È inquieta. Eric non si è mai comportato così. Io chiedo, Demetros ha finito il suo incantesimo o continua? Demetros, bella domanda. Allora, lui è concentrato in ginocchio che prega. E la creatura sparisce in silenzio oppure no, fa un urlo, si sente. Ok, allora perfetto, sentendo quest'urlo Demetros apre leggermente gli occhi e vedendo che sparisce, rimane, diciamo che termina il potere, continua la preghiera, quindi nella grotta risuonano le parole della litania. Padre mio, che nella luce cammini, guida la tua lama nel mio cuore, infrangi l'oscurità di questo mondo. Eric si toglie l'elmo, quindi è finito l'incantesimo oppure... Sì, sì, okay. Sì, l'incantesimo è finito, però Demetros continua a pregare. Eric si toglie l'elmo urlando e vedi Eglias, il suo viso è ustionato. E soprattutto le bolle dell'ustione sono comparse, non si rimarginano. E rimane guardandosi il proprio volto nello specchio d'acqua e con un urlo soffocato.
gli era mai successo? Ti ignora. Eric completamente guarda immobile, inerme, il suo volto, il suo viso, e ricorda l'ultima volta che ha sentito un dolore del genere. È stato quando era piccolo, quando probabilmente ha visto suo zio cadere in battaglia dai non morti, quando la memoria non gli permette di accedere ad altri ricordi, quelli che probabilmente spiegherebbero il motivo dei suoi occhi e il motivo dei suoi poteri. Bellissimo. E guardo Demetros e guardo di nuovo Eric. Presto, ha bisogno di aiuto. Demetros si alza e accorre molto rapidamente, arrivando poi, diciamo, quasi in scivolata, no? Cioè all'ultimo si inginocchia per arrivare vicino a Eric, che sta urlando. Eric è come un bambino, ha gli occhi sbarrati e piange. Non urla più di dolore, probabilmente è abituato al dolore, è una cosa che comunque sente quando si fa male. Però la sensazione di essere debole è qualcosa che lo tocca molto di più. E lo vedi, sembra proprio un bambino di 8 anni che ha visto qualcosa di sconvolgente. E lui si accascia probabilmente col viso sulle tue vesti e ti tiene per la veste piangendo. E Demetros in quel momento in realtà sta cercando di capire, quindi controllando le ossa delle braccia, il punto in cui lui, in cui ha visto che Eric è stato avvolto dalla lingua della creatura. Sta cercando di capire che cosa gli faccia male. E quindi è lì: Eric, dove è qui? Quando poi si rende conto delle bolle, delle bruciature. E qua io devo chiedere al master, cioè c'è un 1+1 per capire che cosa è successo? Probabilmente anche quello che ti dice Eric. Cos'hai fatto? E Eric alza il volto rigato dalle lacrime e ti guarda, ti fissa. Com'è possibile una cosa del genere? E allora in quel momento, quando Demetros capisce e si rende conto, subito ti spinge lontano. Ti spinge indietro e lui si porta indietro, si alza. Tu! E direi che con coscienza di causa, quindi di sapere cosa sta succedendo, probabilmente Galeno, il patrono, si manifesta subito di fianco, ad esempio ad Eric, con la lancia spianata. Bellissimo. E interrompiamo così? No, che interrompiamo? Dai, è bellissima così. No. Sì, guarda, ormai lasciami, non hai capito. 10 minuti almeno. Ma cosa interrompiamo? Sono carico per volare. No, dai. Cosa? Il master che vede la scena bella, non importa se sono le 9:15. Va bene, interrompiamo, sì, perché il cliffhanger è giusto. Aspetta, master, leggi la chat. Infatti c'è anche Spy, qua non si interrompe proprio nulla, raga. Oh, era bello. Vai, rispondi. Eric, puoi interrompere. Eric è in ginocchio e si tiene proprio il costato, inginocchiandosi davanti a te, inerme. Piangendo probabilmente anche. Certo. Demetros rimane lì, guarda per un attimo brevissimo, guarda Eglias. Come se, cioè, è spiazzato da questa cosa, perché è vero che... Svantaggio per il master da parte di Andre, scusate. Lui voleva interrompere la sessione, però all'improvviso i player continuano a giocare. Così. Ammutinamento, esatto. Bellissimo. Ora giocheremo anche senza di te. Vai pure, ciao. Ciao, master, ciao. Ok, dicevo che Demetros guarda per un attimo Eglias
e ti rendi conto che anche nei suoi occhi c'è stupore, uno stupore assurdo. Chiaramente, anche se sospettava qualcosa di Eric, ma sospettava più una, come dire, qualcosa nell'animo di Eric che fosse un qualcosa di, come dire, corrotto, ma a livello di materiale, cioè un mercenario disposto a tutto, non sicuramente una creatura, un abominio stesso, una creatura permeata dall'oscurità. E quindi ti osserva per un attimo, poi nota che il suo patrono sta fondamentalmente con la lancia in resta, sta alzando la mano che comincia a scintillare per portargliela al petto in qualche modo, e si ferma, fa un mezzo passo avanti e nella direzione di Galeno dice: fermo! Faremo... ok, ho letto il messaggio evidenziato, scusa. Lo spettro si ferma e la situazione rimane per un po' di secondi in uno stallo dove probabilmente entrambi si guardano. E Demetros tu che diavolo sei? Master, lo vogliamo... no, no, fai tu. Maledetto. Io, avete voluto giocare senza di me, allora fate voi. Io interverrei se non risponde prontamente. Eric alza lo sguardo e bava, cioè sembra proprio un bambino, cioè dà proprio quell'impressione. E allora fa un passo avanti Eglias e parla a sproposito. È un amico, è qualcuno che si sacrifica quando ne hai bisogno. E quando meno te lo aspetti dimostra di avere un cuore. Ecco chi è. Non importa l'effetto che hanno gli incantesimi su di lui. E lo guardo. Bello questo intervento che spezza la tensione. Demetros rimane con gli occhi fissi sul capo di Eric. È qualcosa di corrotto, è un abominio. È un abominio, e se è un abominio potrebbe trasformarsi in qualcosa di peggio. Abbiamo visto che cosa hanno fatto i negromanti. Chi ha utilizzato il potere, chi ha consumato la terra. Chi come voi, maghi, non è in grado di controllare quello che ci è dato. Tira fuori il libro. Uso un punto corruzione. Agito le dita e senti dei piccoli clac clac clac, tri 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 clac clac clac, trac, come delle piccole serrature che si muovessero solo in modo magico. E il libro si apre. Puff, uno sbuffo di polvere che esce. Cosa pensi che significhi quello che hai appena detto? Mi volto ad osservare il libro. Però questa volta mi porto in una situazione un po' spostandomi di lato, in modo da vedere sia Eric che Eglias. Apro il libro. Che... scusami, vai, vai. Niente, dicevo solo che apro e guardo il libro che hai aperto. Intanto, cosa direbbe il beccaccio? Punto esclamativo beccaccio, il resto è storia. Sempre. Apro il libro. Se ne va il prof, va a letto. Non ho capito. Sto andando a letto alla okay. Citazione dell'amico e io abbandono la nave. No, non credo. Credo sia una citazione. Ah, ok, sì, è ironico. Va bene. E apro il libro e leggo alcune delle parole di Menandra, una delle necromanti. Ah, va via, ciao. Allora, buona ciao, notte. Prof. Notte. Grazie mille per essere stato qua. Buonanotte. Buonanotte. In realtà è un diario, uno dei diari delle necromanti più potenti che siano mai esistite, dice Eglias.
Dico bene master, vero? Scusami, ero un attimo distratto. Ok, apro il libro e dico: queste sono le parole di Menandra, una delle necromanti più potenti che sia mai esistita. Per quello che ne sai, può essere, certo. E inizia a leggere un passaggio nella quale parla, adesso io non lo ruolo perché non voglio strafare, perché questo libro poi non l'ho letto io, Manuel, ma so che ne parla, intanto saluto il buon Giocondo, a un certo punto di come la necromanzia distrugge la vita e di come la necromanzia crea e pone forma alla vita dove non c'è, alla vita vera, non alla non morte. Vabbè, ci sta. E non tutti la generano, questa vita e questa morte. Alcuni lo subiscono e non hanno colpa. Demetros ti ascolta per un po', poi... Non avranno colpa, non avranno, ma sempre macchiati rimangono. Il problema è cercare di fare in modo che questa cosa non si sparga più del dovuto. Non sappiamo, anzi sappiamo bene in realtà che cosa porta. Solo la luce è l'unica salvezza che abbiamo. In quel momento di nuovo batte il bastone e la lanterna trema un attimo creando delle ombre, le nostre tre ombre probabilmente, che si muovono lunghe sulle pareti. Eric, tu questo lo sapevi. Tu questo lo sapevi, vero? Eric non risponde, è proprio paralizzato, guardandosi le mani e il volto nell'acqua. Abbiamo viaggiato... Vai. Vai, Eglias. Demetros, la tua preghiera ha infuso in me coraggio quando stavo scappando. Mantieni salda la tua luce, altrimenti le ombre ballano. Ci sono cose che non fanno ombra. E ti faccio un cenno verso la sagoma del mio patrono, che è solo luce. Ci sono cose che sono consacrate alla luce di Prios, e di quella sono fatte. Cose come mio padre stesso, Galeno Erengol, colui che era in prima linea contro i signori della morte, colui che ha salvato la regina stessa. Eric si alza. Vai. Afferra la spada e la tiene per sorreggersi sostanzialmente, mentre con una mano, con dell'acqua, si lava il viso e lo vedete, torna con l'espressione che aveva prima di entrare in questa stanza. E quando ti chini per sciacquarti il viso, sei lì sul bordo dell'acqua, vedi che sul fondo del lago c'è qualcosa. Ok. Perché è un laghetto quello che abbiamo lì, vero? Sì. È proprio uno specchio d'acqua. Sì, 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 è un lago. In realtà è che qua l'immagine non rende, ma in realtà è abbastanza grande. Si capisce, cioè almeno a me ha dato proprio l'impressione di un acquitrino naturale in una grotta, no? E Eric si alza e ti guarda, Demetros. Ha gli occhi sbarrati, un'espressione statica, ma è sconvolto. Io... non so chi mi ha fatto questo. E prende la spada ed alza la mano, iniziando
a penetrare la carne e facendo passare la lama dall'altra parte, spingendo la spada. Non ho idea del perché. Sono stato rapito. Rapito durante la guerra in cui io ero solo un fanciullo. Sono stato stuprato. Ho subito le peggiori violenze. Ho avuto un'infanzia nel fango e nella guerra. E l'unica cosa che so è che chi non sa badare a sé è destinato a morire. Ma chi sa farlo si deve ergere a guida. Ed è l'unica mia preghiera a Prios. È l'unica cosa che conosco della vita. Un mostro come te che tiene in bocca il nome di Prios mi fa mi farebbe quasi ridere se non fosse qualcosa di troppo assurdo. Per quanto siamo già scesi in profondità, non è solo una discesa fisica quella che abbiamo affrontato. Qui siamo scesi all'interno di noi stessi. La corruzione che c'è qui è molto, molto più profonda e densa di quello che pensavamo. E ora dimmi allora, Eric, per quale motivo tu, che ti fregi di portare alle tue labbra il nome di Prios, nonostante quello che ti scorre dentro, per quale motivo dovrei io... Demetros fa qualche passo indietro e diciamo che si sistema il bastone con la luce che ti illumina. Sì, nel frattempo io avanzo mentre tu indietreggi, sempre con la spada infilata nella carne. Dietro di te si avanzi lo spirito, lo spettro, lo spirito del patrono. Ti segue. Certo. E... Dimmi perché dovrei ancora ascoltare quello che hai da dire, lasciarti vivere. Eric estrae l'arma mentre la ferita si ricompone. Perché non hai scelta. E soprattutto perché sei già morto. E avanza con la spada in mano. In senso minaccioso, cioè per attaccare? Sì, ce l'ha imposta a breve. Ok. Perfetto. E allora quando, cioè, se Demetros vede una cosa del genere, arretra e dietro di lui il patrono, cioè dietro Eric il patrono probabilmente attacca. Non credo ci sia bisogno da parte mia di fare una chiusura, perché l'avete fatta voi, tra l'altro bellissima. Ragazzi, facciamo anche i saluti, ricordiamoci. Ciao! Wow. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Buona seppia a tutti, buonanotte! Pizza morte! Ciao, cocoritti! No, grazie.